Salve a tutti. Oggi voglio mettere in chiaro una cosa che ha causato discussioni tra i fan di Dragon Ball. La canonicità di Dragon Ball GT. Per anni siamo stati quasi tutti convinti della non canonicità di Dragon Ball GT. Ma la realtà è un'altra. Ebbene, tutti o quasi sono convinti che GT non sia canonico per via di un errore di traduzione a un'intervista ad Akira Toriyama, autore di Dragon Ball, di inizio anni 2000. Durante questa intervista, a Toriyama fu chiesto di fornire una risposta a tutti quei fan che si chiedevano se Dragon Ball GT fosse canonico. Toriyama rispose. Ma quella risposta erroneamente, e ripeto per chi non avesse capito, erroneamente fu tradotta come un no. Tuttavia, le parole che Toriyama usò in quell'intervista erano vaghe, più simili a un forse o un saprei, che non una risposta negativa. Quindi, quell'intervista mal tradotta si diffuse creando disinformazione tra i fan. Questo fino a recenti revisioni su quella traduzione, che, rianalizzata, ritradotta e riletta con maggiore attenzione, danno ben altra risposta rispetto a quello che tutti credevamo. Ma a questo punto resta una sola domanda. Perché Toriyama non ha voluto dare risposte più precise riguardo Dragon Ball GT ai fan di quei tempi? Semplice. Perché, qualora avesse fornito risposte precise, sia che fossero positive o negative riguardo la canonicità di Dragon Ball GT, Toriyama avrebbe rischiato di finire in cause legali con Toei Animation. Questo perché sia Toriyama, in qualità di mangaka di Dragon Ball e collaboratore per Dragon Ball GT, che la Toei Animation, compagnia produttrice dell'intero trend di Dragon Ball, sono intestatari dei copyright su Dragon Ball, e hanno degli accordi da rispettare l'un l'altro. Se Toriyama avesse fornito una risposta precisa, avrebbe fatto una scelta coraggiosa sul piano legale e rispettosa dei fan, ma avrebbe compromesso lo sviluppo di eventi futuri di Dragon Ball, tra cui le saghe videoludiche su Dragon Ball, come la celebre serie di Dragon Ball Budokai, o anche la recente serie Dragon Ball Xenoverse, con le quali Toriyama intendeva proseguire Dragon Ball, e intravide un futuro degli anime e dei manga tramite i videogiochi, o le nuove serie anime Dragon Ball Super Super Dragon Ball Heroes, per non parlare dei recenti OAV. Per quanto la storia sia stata scritta interamente da Toei Animation, Akira Toriyama ha supervisionato l'intera produzione, come era avvenuto per le trasposizioni animate e le pellicole realizzate in precedenza. Toriyama ha inoltre scelto il titolo della serie, specificando che le lettere GT stanno per Grand Tour, sottolineando ulteriormente il tema del viaggio, continuamente presente. L'autore originale di Dragon Ball ha elaborato inoltre il design di molti personaggi, tra cui il robot Giru, ma anche quello della navicella della Capsule Corp che ha aiutato i protagonisti a spostarsi da un sistema all'altro. Nonostante Dragon Ball GT continui tuttora a dividere la community tra chi lo reputa una serie godibile e decente, e chi invece ha una particolare avversione per le troppe e stravaganti idee inserite dagli autori, Toriyama stesso si è congratulato più volte con lo staff, specialmente con Kafuyoshi Nakatsuru, il quale ha creato molti dei design definitivi. Toriyama sembra avere sentimenti positivi verso la continuazione delle sue opere, disegnò anche uno schizzo di Goku Super Saiyan 4 dopo l'uscita della serie, inoltre in un'intervista pubblicata su rivista quando Dragon Ball GT andava ancora in onda in Giappone, confermò il suo coinvolgimento, seppur sporadico, e disse che la Toei Animation aveva fatto un buon lavoro, e che il plot di partenza che vede Goku tornare bambino gli piacque, e che esso sarebbe stato un tipo di storia con cui gli sarebbe piaciuto continuare la serie se ne avesse avuto ancora la motivazione. Tuttavia, la serie mantiene una propria fanbase vocale. Continua a essere menzionato nei videogiochi e nella serie anime non canonica Super Dragon Ball Heroes, contribuendo a cementare la sua eredità anche se il dibattito rimane sul suo posto nella continuità. Che ti piaccia o no, Dragon Ball GT è stata una grande serie e ci ha regalato molte emozioni.